A distanza di 3 mesi è tornato alla carica Michele Tanzi, portavoce del Comitato Scogliere Metaurilia, che da tempo chiede di collaborare con il comune di Fano per tutelare la spiaggia libera, l'unica di questo spaccato di fascia costiera interessata dai lavori sospesi il 30 luglio. Infatti, già lo scorso 15 maggio, Tanzi aveva denunciato non solo la rimozione delle scogliere esistenti, prima ancora di aver terminato quelle nuove con la conseguente erosione della costa, ma anche diverse mancate risposte da parte dell'amministrazione comunale. La situazione per quanto riguarda la spiaggia che noi volevamo salvaguardare si è aggravata da allora perché l'erosione ha ulteriormente allargato la zona di influenza e nei giorni finali dell'ultima settimana di luglio è stata posta in essere quella che vede essere il primo abbozzo del tratto dell'ultima scogliera proprio a protezione della zona erosa che però ha un livello di protezione molto discutibile e parziale che possiamo analizzare nel dettaglio. Quindi vi aspettate quantomeno un ripascimento? Allora, noi ci aspettiamo che ovviamente alla ripresa dei lavori venga completato l'intervento, questo è assolutamente importante. E completato l'intervento previsto, occorrerà che ovviamente ci si prenda in considerazione i danni che oggettivamente sono stati subiti da questa struttura, da questa spiaggia. E io continuo a chiedere al signor Vice Sindaco che si impegni pubblicamente a ripristinarli e visto che il mandato fra non molto scade, prima che il suo mandato scada vorrei che pubblicamente si impegnasse a ripristinare questi danni collaterali che sono intervenuti, ritengo anche per il fatto che sono stati completamente ignorati gli inviti alle precauzioni e alla valutazione degli interventi di salvaguardia. Questo è un dato di fatto, ha commentato Tanzi, che chiede anche che il pennello, a differenza di quello previsto dal progetto, sia più lungo e garantisca il passaggio dei natanti e dei mezzi di soccorso lungo la spiaggia. Oltretutto, ha aggiunto, l'ingegner Fabri si era impegnato a fornirci dei documenti affinché anche noi cittadini potessimo esercitare il diritto di accesso agli atti. Siamo indignati e sono personalmente super indignato perché questo diritto ci è stato di fatto negato. L'ingegner Fabri si era impegnato a darci il cronoprogramma e non è mai arrivato. L'ingegner Fabri si era impegnato a indicarci qual era il documento di valutazione dei rischi che il signor vice sindaco ha sempre detto che esiste, ma che il suo dirigente dei lavori pubblici non conosce perché è registrato sul verbale che lui non lo conosceva e questo documento non è mai arrivato. Lei da tempo tiene una barca in quella spiaggia, dove arrivava anni fa? Anni fa arrivava la sabbia, arrivava fino ad attaccati agli scogli. E adesso ci è arrivata sotto, si è creato un bel dislivello diciamo, da come era prima e non riusciamo più a buttarla in mare la barca. Delle difficoltà oggettive? Sì, difficoltà oggettive. E visto che poi anche quest'anno ci è aumentato anche il canone, da com'era diciamo in passato non so, non mi ricordo, ma sulle 700-800 euro adesso ci è arrivato 2005, c'è una bella differenza, siamo un 4-5 diciamo che abbiamo la barca in questa concessione, dopo tutto, cioè adesso ci troviamo anche a non riuscire a uscire in mare. Tanzi ha pure contattato il provveditorato di Ancona e parlato con il responsabile unico del procedimento e con il direttore dei lavori, i quali avrebbero dichiarato di non essere a conoscenza delle loro preoccupazioni né di aver ricevuto la documentazione presentata dal comitato al vice sindaco. Quindi vuol dire che il signor vice sindaco, l'amministrazione comunale, dei nostri problemi, ha fatto finta di organizzare una riunione con l'ingegner Fabri che non è mai risultata andare a buon fine e ad oggi non c'è mai degnato di una risposta. Mi rivolgo al signor sindaco Massimo Seri per chiedere se questo è il modo di comportarsi e di trattare dei cittadini.